terza parte verso un nuovo ideale politico che è la società libertaria. Abbiamo visto che all'inizio la democrazia ebbe origine con dimensioni del governo relativamente contenute, ma poi progressivamente c'è stata un'espansione spaventosa dello Stato. E malgrado tutti i malfunzionamenti del sistema democratico, ancora abbiamo quasi tutti una cieca fiducia verso la democrazia, ma in passato non era così. Per esempio, i padri fondatori degli Stati Uniti, Franklin Jefferson Adams, erano tutti contrari alla democrazia. Dicevano per esempio che la democrazia equivale a due lupi e un agnello che mettono ai voti cosa mangiare per pranzo. È chiaro che l'agnello fa una brutta fine. La libertà invece è l'agnello ben armato che contesta l'esito del voto, cioè si difende dalla dittatura della maggioranza dei due lupi. Un'altra citazione: la democrazia è la legge del più forte, secondo cui la maggioranza della popolazione può prendersi i diritti della minoranza. Questa è di Jefferson, quella prima era di Franklin. I pensatori liberali classici del XVIII e XIX secolo la pensavano allo stesso modo ed erano oppositori del regime democratico. Dicevano: in una democrazia la maggioranza dei cittadini è capace di esercitare la più crudele oppressione sulla minoranza e che le istituzioni puramente democratiche distruggeranno la libertà e la civilizzazione. Progressivamente però l'ideale liberale classico venne sostituito dalla fede nel collettivismo e dalla convinzione che l'individuo debba sottomettersi alla volontà del gruppo. Ed ecco così tre principali forme di socialismo: quello rivoluzionario, il comunismo, quello nazionalista, il fascismo, e quello democratico attuale. Perciò la democrazia è un tipo particolare di socialismo ed è sbagliato, come abbiamo visto, identificare la democrazia con la libertà, è soltanto un mito. Se oggi abbiamo ancora delle libertà, lo dobbiamo alla tradizione liberale classica, che è riuscita a durare nel tempo, non certo alla democrazia che invece attacca continuamente le libertà personali. Se oggi siamo però tutti democratici è perché subiamo gli effetti di una propaganda fatta dalla scuola, dai mezzi di informazione, dal mondo politico, al punto che riteniamo oggi perfettamente naturale che sia lo Stato a dover decidere in merito a tantissimi aspetti delle nostre vite. Siamo arrivati al punto da condividere il principio che molte decisioni su come gestire la nostra vita vadano prese democraticamente, cioè dalla collettività. Eppure esiste una soluzione: il decentramento. È l'alternativa alla democrazia, una società senza Stato invadente e oppressivo, una società libera. Non è utopia, bisogna ridurre il peso del governo e che le persone riprendano il controllo sulle proprie vite e i frutti del proprio lavoro. Senza leggi invadenti e imposte gravose, la società si riorganizzerebbe in comunità sicure, vivibili e sostenibili, piccole comunità, appunto il decentramento. Le persone potrebbero tornare a decidere individualmente come spendere i soldi, per esempio per le cure sanitarie e l'istruzione, anziché lasciare che lo Stato, come fa oggi, si appropri di una gran parte dei nostri soldi e decida per conto nostro come utilizzarli. La frammentazione in piccole comunità indipendenti e autogovernate spingerebbe alla cooperazione. Infatti nessuna comunità piccola può badare a se stessa, ha bisogno della cooperazione con tutti gli altri per poter sopravvivere. La cooperazione però sarebbe su base libera, cioè su base volontaria e di comune accordo. Queste comunità piccole indipendenti costituirebbero un mercato per la concorrenza amministrativa, cioè un mercato libero e concorrenziale in ambito politico-amministrativo, dove differenti governi locali, in competizione tra loro, offrono amministrazioni differenti, differenziate, e i cittadini si possono facilmente spostare, viste le piccole dimensioni, per andare a vivere o lavorare nelle aree che sono meglio gestite. Oggi purtroppo negli stati nazionali democratici questo è impossibile, perché è molto difficoltoso emigrare in un'altra nazione dove, per esempio, si parla una lingua diversa. Del resto, i governi democratici tendono a mantenere il monopolio della gestione politica e quindi tendono a formare cartelli per proteggersi dalla competizione. Per questo non permettono le secessioni e gli indipendentismi, ma anzi tendono a centralizzare il potere sempre di più, come nel caso dell'Unione Europea. Più il potere politico è accentrato in un grande superstato come l'Unione Europea, e meno c'è libero mercato della politica. Infatti nel mondo politico oggi questa competizione è assente. I politici sono monopolisti sul territorio nazionale e non hanno concorrenza perché gli stati democratici sono troppo ampi.
è troppa fatica emigrare in uno Stato estero. Inoltre il mondo politico tende, come abbiamo detto, sempre a una maggiore centralizzazione. Per esempio, vogliono che tutto sia deciso collettivamente a livello centrale, come l'immigrazione. L'immigrazione clandestina può essere risolta soltanto nel contesto europeo, la crisi del debito affrontata solo a livello internazionale, il terrorismo si può combattere soltanto attraverso una agenzia sovranazionale. Tuttavia esistono dei paesi molto piccoli che non fanno parte di nessun blocco e, nonostante ciò, non soffrono crisi economiche né sono vittime del terrorismo. Tra questi paesi c'è la Svizzera, ma anche stati ancora più piccoli, Liechtenstein, Principato di Monaco, Dubai, Hong Kong e Singapore. Sono tutti minuscoli stati che dimostrano che la decentralizzazione apporta benefici, cioè i governi locali piccoli sono migliori dei grandi governi democratici nazionali e non costringono milioni di persone a piegarsi con la forza. Dunque l'auspicio è una frammentazione delle grandi democrazie nazionali, gli stati attuali, in migliaia di piccoli stati indipendenti. Quindi l'auspicio è la decentralizzazione. In questo modo si formerebbe appunto un mercato della politica, delle varie amministrazioni, tra cui gli individui potrebbero scegliere facilmente, perché con uno spostamento di pochi chilometri potrebbero andare a vivere nel sistema che preferiscono. Questa competizione tra piccole municipalità garantirebbe un maggior controllo sui governanti, che subirebbero molti più incentivi, riceverebbero più incentivi a migliorare le proprie politiche. Per esempio un'area, una municipalità potrebbe scegliere di abbattere il carico fiscale e normativo al fine di stimolare l'attività economica. Un'altra municipalità vicina potrebbe avviare una riforma monetaria e i cittadini potrebbero spostarsi facilmente per andare a vivere nel sistema che preferiscono. Del resto il successo dell'Europa nei secoli scorsi, che le ha permesso di avvantaggiarsi in tutti i settori rispetto alle altre civiltà del mondo, quel successo è dovuto proprio alla libertà politica che si sviluppò nell'Europa occidentale proprio grazie alla frammentazione e alla differenziazione. Una moltitudine di piccole giurisdizioni permise più libertà e diede il via allo sviluppo economico e anche sociale.